Piaget ha lavorato a Parigi e dirige da anni un istituto di fama mondiale a Ginevra. Lo studioso svizzero, che va al lavoro da anni in bicicletta o in tram, che rifugge da pubblicità ed esibizionismi lavorando con una piccola echippe e in uno studio personale in cui da decenni non viene messo ordine, è senza dubbio una delle grandi figure della scienza del nostro secolo. Piaget ha una concezione addirittura umile del suo lavoro di ricercatore. Dice che bisogna definirlo un mestiere. Professore, è un mestiere il suo. È solo un mestiere? È un mestiere. Ma esiste una tecnica. In che modo è organizzato? È intorno a lei un gruppo che fa gli esperimenti, non dei testi. Penso che a lei non piacciono i test. Ah, no! I test sulle No, perché i test si basano sulle prestazioni e sui risultati. Vede, noi cerchiamo di scoprire come ragiona il bambino e come scopre nuovi strumenti. Si tratta di conversazioni dirette, un metodo di libera conversazione. Metodo di conversazione libera? Un esame. Beh, un esame, sì. E poi, soprattutto, c'è una standardizzazione. Le domande vengono determinate in scelte, selezionate in precedenza. Com'è possibile, con il nostro spirito adulto, sapere cosa è interessante? Invece, se si segue il bambino dappertutto, egli darà delle risposte imprevedibili alle domande che sono state preparate. Sì, bisogna quindi preparare delle domande per avere delle risposte. Per avere un insieme di informazioni coerenti? Sì, ma una volta in possesso di questo strumento che consente di effettuare lo spoglio e di dissodare soprattutto, vale a dire trovare delle novità, a questo punto arriva quello che mi piace si può allora incominciare a, a standardizzare, a fare delle statistiche precise. Ma trovo che il lavoro più interessante sia dissodare prima. Ma quello che è estremamente sorprendente è la convergenza incredibile delle risposte. Mentre si prepara, si studia un vecchio caso. Ecco, per esempio, io ora sto riordinando gli ultimi documenti che ho ricevuto. Ci sono 25 ragazzi che non conosco e, e che dicono tutti la stessa cosa alla stessa età. Perché sono dello stesso ambiente, della stessa città. Non credo, perché sono allo stesso livello di evoluzione. Perché sono allo stesso livello di evoluzione. Sette anni. A sette anni il bambino vede il mondo in un certo modo. Questo è uno degli esperimenti fondamentali di Piaget. Al bambino viene mostrato un oggetto. Gli si chiede di cosa si tratti. In realtà è della plastica. Il bambino dice che si tratta di una pasta. L'esaminatrice mostra i due oggetti al bambino. Gli chiede se si tratti della stessa cosa e se c'è la stessa quantità di plastica in tutti e due gli oggetti. Il bambino risponde di sì. È la stessa cosa e c'è la stessa quantità di plastica. I dati di ogni esperienza vengono riuniti in un protocollo che forma il dossier dell'intervista. Secondo esperimento. Viene chiesto al bambino se i due dolci, uno bianco ed uno rosso, mangiati uno da chi interroga, l'altro dal bambino, sono la stessa cosa. Il bambino risponde di sì. L'intervistatrice trasforma la plastica in un disco e in un bastoncino. Poi chiede al bambino, nel caso si trattasse di un dolce, chi mangerebbe più dolce, il bambino o l'esaminatrice. Il bambino risponde che mangerà più dolce l'esaminatrice, perché nel suo dolce c'è più pasta. Bene, tutto questo accade fino ai sette anni o, o giù di lì. E poi se si continua? Allora sia proprio l'inverso. Questa volta accadono cose differenti. C'è un'evoluzione. Finisce per essere quindi lo stesso esperimento che continua. Non mi sembra logico. No. È perfettamente logico. Ripetendo lo stesso esperimento di prima, alla domanda che cosa avremo mangiato, il bambino risponde la stessa cosa. Ed è certo che sia la stessa cosa. Quando l'esaminatrice propone di pesare i due pezzi di plastica, il bambino accetta. L'esaminatrice chiede se i due oggetti hanno lo stesso peso oppure se ce n'è uno più pesante. Il bambino ne indica uno. Allora l'esaminatrice propone di rendere gli oggetti uguali. Il bambino dice che adesso pesano lo stesso. L'esaminatrice chiede come ha fatto a capirlo. Il bambino risponde: Dal lago della bilancia. È per questo che il bambino decide che i due pezzi di plastica hanno lo stesso peso. L'esaminatrice ripete l'esperimento e i risultati sono sempre gli stessi. L'esaminatrice prega poi il bambino di mettere questi due pezzi di plastica sulla bilancia. Il bambino deciderà che questa è la più pesante perché una è più sottile ed una più pesante. Per il bambino piccolo c'è più pasta di prima perché il pezzo di plastica è più lungo oppure meno perché è più sottile, ma mai le due cose assieme. I bambini piccoli quando vedono una dimensione non ne vedono un'altra. Ad un'età più avanzata i bambini vedono le due cose e capiscono la compensazione. È più lungo, quindi più sottile. Quindi è la stessa cosa e questo presuppone la reversibilità. La qualità della struttura determina la portata delle conoscenze, a partire dalle conoscenze stesse. Non appena un bambino capisce cosa sia un'addizione, può fare qualsiasi addizione. 9 anni. Da 9 anni in poi, da questa età in poi, il bambino si comporterà nel nostro esperimento in maniera diversa. Il bambino troverà che i due oggetti hanno lo stesso peso. Sarà certo anche che avranno lo stesso peso se verrà cambiata la loro forma. E alla domanda che cosa bisogna fare per far cambiare il peso, risponderà mangiarne un pezzo di uno. Viene ancora proposto al bambino di cambiare forma alla plastica, di tagliarla, di farci varie cose. Egli insisterà che è inutile. Il peso cambierà soltanto togliendo un pezzo ad uno dei due pezzi. Quello che è interessante sul piano della conversazione è che una delle frasi più spesso ricorrenti è questa. È la stessa cosa. Non è cambiato niente perché non ho aggiunto né tolto niente. I bambini più piccoli sapevano benissimo anche loro che non era stato aggiunto né tolto niente, ma questa non era per loro un'argomentazione. Ora, da questo momento in poi, diventa un'argomentazione e questa è una trasformazione strutturale. Questa trasformazione, questa evoluzione dell'intelligenza del bambino, rappresenta la maturazione dell'intelligenza stessa. La maturazione del pensiero. Dal pensiero concreto del bambino di sette anni si è passato al pensiero astratto o formale del bambino di nove. Da questa età, la maturazione dell'intelligenza del bambino arriverà ad una sua compiutezza in un periodo piuttosto breve. Definiamo pensiero concreto un pensiero che predispone ed esercita delle operazioni. Le operazioni sono delle azioni che possono svolgersi nei due sensi, che richiedono, come ha detto Piaget, una certa riversibilità. Ma, ma sono delle operazioni che conducono direttamente sul reale. Si possono mettere in serie, classificare degli oggetti, si può trasformare un oggetto e riflettere sulla sua invariabilità. Si tratta di mettere dell'ordine nell'universo, se volete. Si tratta di operazioni prese direttamente dalla realtà. Invece le operazioni formali sono delle operazioni che conducono ad operazioni. Noi abbiamo pensato, durante moltissimi anni, che già all'età di 11 anni esistesse una specie di compimento una specie di formazione di quello che chiamiamo pensiero formale degli adolescenti. Le ricerche intraprese presso l'Istituto verso l'inizio degli anni 50 ci hanno dimostrato che esisteva ancora uno sviluppo prodigioso fra gli 11 e i 15 anni. Io indico delle età, ma le età si riferiscono sempre a un certo ambiente culturale. Sappiamo già che esiste nel ragazzo di 10-11 anni un certo compimento del pensiero mediante operazioni concrete, operazioni, operazioni di classificazione, operazioni che riguardano lo spazio, il tempo, la casualità. Ma questi ragazzi a questo livello non sono ancora in grado ed è questo il risultato che per noi aveva maggiore importanza, di possedere una specie di strategia formale che si manifesta particolarmente nello studio di problemi scientifici adatti a loro. È più semplice, certo, fare degli esempi, molto semplici, che noi abbiamo studiato e condotto su bambini di 5, 6, 7, 9, 11 e 15 anni. Questi esempi e ricerche dimostrano che noi procediamo in maniera estremamente semplice, in un contesto accessibile a tutti i bambini, a prescindere da quella che sia la loro lingua o le eventuali difficoltà di ordine culturale. Bene, noi qui rappresentiamo una serie, una strategia combinatoria, una serie di prodotti chimici, tutti in colore. 1, 2, 3, 4, 5. Il miscuglio del tutto produce ancora una soluzione incolore. Ma la combinazione di 1, 3 più 5 all'occorrenza dà una colorazione. Il 4 è un riduttore e il 2 il è un elemento neutro. Noi domandiamo allora ai ragazzi di fare in modo che il miscuglio ottenga una colorazione e di dimostrarci in seguito quali sono i fattori necessari tra i fattori possibili per produrre questa colorazione e per scoprire poi qual è l'elemento neutro e qual è il riduttore. Allora, i bambini fino all'età di 10-11 anni impiegano qualsiasi tipo di strategia concreta. Provano, fanno errori, mescolano tutto senza ottenere nulla. Mescolano l'1 e il 2, il 2 e il 3, il 3 e il 4, il 4 e il 5 e non arrivano a niente, o di tanto in tanto ottengono qualche soluzione dovuta al caso. Per contro i giovani adolescenti fra gli 11 e i 15 anni sviluppano una strategia formale, fanno un programma all'inizio, un programma di combinazioni, dicono. Bene, per sapere bisogna provare varie soluzioni. 1 più 2, 1 più 3, 1 più 4, 1 più 5, 1 più 2 più 3, 1 più 2 più 4, eccetera. Capite? E allora in questo modo, senza alcuna conoscenza scolastica, possono arrivare a scoprire un metodo sperimentale, che è proprio di tutte le scienze sperimentali e che sfocia infine nella, nella soluzione richiesta. Ma allora questo metodo si elabora relativamente tardi perché richiede tutta una struttura formale del pensiero. Esiste un parallelismo tra maturazione intellettuale e maturazione fisica? Si sono fatti studi in proposito? Io credo di dover precisare che allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche, noi sappiamo troppo poco in merito al rapporto diretto fra il fenomeno biologico della pubertà e, e il pensiero formale degli adolescenti. Noi abbiamo fatto qualche studio longitudinale, studiando i soggetti dal punto di vista somatico ed endocrinologo e anche dal punto di vista elettroencefalografico e dal punto di vista del ragionamento. Esiste un certo parallelismo, ma sappiamo troppo poco sulle relazioni intime e, e anche su quelle di casualità. Ma lei si occupa dell'evoluzione dell'essere umano esclusivamente dal punto di vista dell'intelligenza? Oui. dell'intelletto? Ed in nessun modo da un punto di vista tecnico? Sì, questo semplicemente perché non mi interessa. Non sono uno psicologo. Mi interessa la conoscenza. Fa comunque della psicologia sperimentale. Eh, perché vedo dei fatti. Mentre nell'affettivo non vi sono fatti. Ma oh, senta, l'affettivo... Eh, le dirò tanto per incominciare che il problema non mi interessa da un punto di vista scientifico. Perché non è il problema della conoscenza... Perché tutte le teorie che sono state formulate sull'affettività mi sembrano provvisorie, in attesa che i fisiologi ci diano spiegazioni precise. que les nous donnent des explications endocrinologiques. Ma resta la domanda: come ci si può occupare di un individuo, più esattamente di un bambino, solo dal punto di vista della sua intelligenza, dello sviluppo della sua intelligenza? Senza occuparsi della sua persona affettiva. Avete assistito a una trasmissione piuttosto tecnica. I problemi imponevano un linguaggio rigoroso e scientifico. La prossima trasmissione riprenderà il problema della crisi dell'adolescenza, del distacco dell'adolescente, della famiglia, della ricerca di autonomia, questa affannosa ricerca di autonomia e la creazione dei gruppi, che è un aspetto caratteristico dell'adolescenza. E eh, nella quale si manifestano alcune delle principali caratteristiche adolescenziali, l'aggressività e il moralismo, due cose che sembrano in contrasto e invece si compenetrano, vedremo come, sono dei temi che investono problemi di carattere sociologico e assistenziale, problemi che sono alla base di molte incomprensioni in atto fra genitori e figli, giovani e società.